Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la player review di Miralem Pjanic. Firdin Form, giocatore bosniaco della Roma, 87 di overall, ha ottenuto questa sua versione Firdin Form appunto, grazie all'assist e alla splendida prestazione contro il Milan nell'ultima giornata di campionato di Serie A. Allora, Pjanic, quest'anno straordinariamente è arrivato a fare, ad avere addirittura tre versioni IF. Giocatore che è al centro di numerose voci di mercato più o meno fondate e ha questa carta in form veramente particolare, una carta che si presenta inizialmente come centrocampista centrale, ma che probabilmente tutti utilizzeremo come COC, come ho fatto io. Cosa vi volevo dire? Allora, mi ha deluso. Partiamo subito così, mi ha deluso perché dice ma come Totti che è più lento eccetera eccetera ti piace di più e Pjanic no? Sì, perché il problema secondo me di Pjanic non è la velocità, ha 75 accelerazione, 75 velocità scatto, come sapete io non sono uno che ha bisogno di giocatori velocissimi, soprattutto i COC per giocare bene, però ha una serie di contro inguardabili. Allora, innanzitutto l'agilità. Ha 80 sulla carta, ma vi giuro, sembra non lo so, un australopiteco. Cioè, a volte per girarsi, per fare un dribbling di quelli che possa in qualche modo spiazzare l'avversario, bisogna sudare sette camicie. Infatti, poche volte ho superato con i dribbling l'avversario. La maggior parte delle volte ho dovuto ingegnarmi e fare insomma i triangoli con la punta o con le ali, perché altrimenti è veramente difficile superare gli avversari con il dribbling. Ha 3 stelle skill, cosa che di conseguenza non aiuta, e quindi questa agilità, che secondo me è uno dei valori più importanti per FIFA 16 per un calciatore, questa agilità che è un valore normale ma che in game sembra veramente basso. La forza fisica che, ragazzi, vi giuro, una cosa deprimente, 67 di forza fisica con 82 di equilibrio, Madonna, raga. Ogni spallata cade a terra, è una cosa insopportabile. Casca, 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 casca sempre a terra, è una cosa insopportabile. Casca a terra, rotola ed è infortunato. E a fine partita bisogna sprecare la carta perché è infortunata al ginocchio, perché è infortunata alla testa, alla gamba, al culo. È una cosa impressionante, vi giuro. A un certo punto mi dava sui nervi. Ho detto, Dio mio, ma insomma, io capisco tutto, però vi giuro, mi ha dato un fastidio incredibile. O si dribbla con L2 R2, o si fanno i passaggi, che quelli ovviamente gli riescono bene, oppure è sempre a terra, sempre sdraiato a terra, non so perché. Controllo palla 94, quindi passiamo a tutti i valori che riguardano il controllo palla e i passaggi. Per i passaggi ovviamente questi sono un pro, direi 94 di visione, 94 ho detto di controllo palla, 95 di passaggi corti, 91 di passaggi lunghi, 91 di precisione su punizioni. Ovviamente per i passaggi non c'è niente da dire, però insomma non c'è mica bisogno di Pjanic TIF per avere un centrocampista, un COC che faccia buoni passaggi. Tra l'altro, la sua versione NIF è anche già abbastanza buona da questo punto di vista, o anche la sua versione SIF. Poi, per quanto riguarda i valori di tiro, abbiamo un 78 di finalizzazione, 88 di tiro, 88 di potenza tiro, 94 di long shot e 88 di rigori con 79 di tiri al volo. La finalizzazione è un'altra di quelle cose che vi farà tirare giù tutti i santi di tutti i calendari di tutto il mondo. Mi ha sbagliato delle cose clamorose davanti alla porta, vi giuro ragazzi, potete commentare quanto volete, ah allora sei scarso tu eccetera eccetera, ma ragazzi come mi spiegate come con un qualsiasi giocatore quei tiri sul primo palo mi riescano, con lui no, cioè veramente davanti alla porta sbaglia tantissimo, mentre i tiri da fuori sono eccezionali, sono veramente belli, e però nella maggior parte dei casi il portiere non è mica cieco e quindi nella maggior parte dei casi o smanaccia e butta in angolo oppure para. Quindi sì, 94 di tiri da fuori, ma non vi aspettate di segnare da fuori in continuazione. Quindi, in definitiva, vi ho detto che è un giocatore che mi ha deluso. Sì, mi ha deluso perché probabilmente mi aspettavo di più da lui, però alla fine fa il suo gioco. L'ho utilizzato come COC, in un 4-3-3-4 in due diverse squadre, un'ibrida con la Ligan e una Serie A normalissima.
rende molto di più con giocatori come Higuain, che sono anche bravi palla al piede, non sono proprio velocissimi, ma sono bravi a scendere, a fare questi scambi come state vedendo in questo momento, rispetto a attaccanti alla Aubameyang, la casetta, che devono essere più serviti sul lungo. Quindi è un giocatore molto più associativo di quanto si possa pensare. Secondo me si può utilizzare anche in un 4-3-1-2, in tutte e tre in tutti e tre i ruoli del centrocampo, quindi sia come mezzala destra e come mezzala sinistra, che come centrocampista centrale, che come trequartista, quindi in tutti e quattro i ruoli. Quindi è un giocatore da questo punto abbastanza completo, però non è quel giocatore che vi cambia la partita, non è quel giocatore che vi fa la giocata meravigliosa. Quindi è un modesto trequartista, ecco, modesto centrocampista. Per quanto riguarda la qualità prezzo, in questo momento sta a 73.000 crediti, quindi è un valore basso, tutto sommato. Secondo me scenderà sui 50.000, quindi bene o male ci può stare, a 50.000 si può prendere, però secondo me se proprio volete Pjanic, prendetevi il NIF, che tanto ha gli stessi pro e gli stessi contro. Comunque, ricapitolando, solo i pro sono passaggio e long shots, i contro sono 3 stelle skill, fisico, finalizzazione, contrasti e agilità. È saltata la lì. Quindi il mio giudizio finale è stato un 7, perché alla fine comunque sì, è un buon giocatore, non mi sono sentito di bocciarlo totalmente, però si poteva fare molto di più. Comunque, ci vediamo presto nei prossimi video. Bella a tutti, da Ben.